Beh, adesso come dicevo all'inizio parliamo di un premio, ebbene sì, appunto sono stati un progetto premiato a Roma, ma non solo. Mi viene da dire, giochiamo a fare gli imprenditori, ma in modo molto serio, ovviamente qui non si scherza, in modo molto serio, e lo facciamo subito con il mio salotto che ringrazio. Irene Guadagnini, assessore politiche giovanili, fra le altre cose, grazie mille. Grazie a voi dell'invito. Grazie a Francesca Corrado, Playres, grazie. E grazie a Francesco Baruffi, Demo Center. Grazie a voi. Allora, Irene, sei reduce, perché c'eri tu se non sbaglio, sì. Da Roma, pochi giorni fa, questo progetto, mi metto gli occhiali, scusate perché ormai non vedo più niente, è stato appunto premiato, un progetto molto importante, all'interno appunto di alternanza, del progetto di alternanza scuola-lavoro, promosso dal nostro comune, quindi Comune di Modena, progetto importantissimo che unisce i giovani e le imprese, quindi l'imprenditoria, un progetto premiato a Roma. Beh sì, abbiamo avuto il piacere, sempre un piacere quando insomma, un progetto poi ottiene un riconoscimento al Forum PA 2018 per lo sviluppo dell'Agenda 2020-2030 dell'applicazione appunto della sostenibilità. In questo particolare caso appunto era dedicata alla sostenibilità, poi lo vedremo, parleranno meglio le persone che hanno lavorato bene al progetto anche sulla sostenibilità, sulla responsabilità di impresa, perché poi è questo il taglio che ci interessa anche per la parte educativa e formativa, che deve essere fondamentale. Noi, e lo si dice, non promuoviamo semplicemente, anzi sarebbe il fatto di diventare imprenditori a tutti i costi, anzi, ma è semplicemente uno strumento, e poi lo diranno molto bene, semplicemente si fa per dire, per provare a dare appunto possibilità che alcune idee vengano sviluppate, far muovere i ragazzi all'interno di queste ore di alternanza scuola-lavoro anche in altri ambiti, in altri progetti. Ci sono alcuni casi, alcune sfide, come le chiamano poi gli organizzatori, veramente molto interessanti, che permettono ai ragazzi di studiare e immaginare nel concreto, o meglio, partendo dal concreto, ma poi immaginando quali possono essere ad esempio delle soluzioni che alcune attività, alcune imprese si trovano ad affrontare, spesso con un taglio, sentivamo giusto ieri, perché adesso in questi giorni i ragazzi ci stanno lavorando, sentivo giusto ieri alcuni di questi casi con un taglio sia legato all'attenzione del ruolo delle donne all'interno dell'azienda, oppure legato ai alla parte sostenibile di queste aziende, come possono queste aziende abbattere ad esempio tutti i problemi legati alla produzione, all'inquinamento. Veramente insomma molto, molto interessante per i ragazzi, un'ottica, insomma, diciamo uno dei casi in cui l'alternanza può avere insomma una possibilità, ecco, certo, per i ragazzi, di formazione, di immaginazione di qualcosa di diverso e anche di conoscenza con alcune di queste realtà del nostro territorio veramente molto, molto importanti e che ringrazio. Questo è molto bello, fra l'altro insomma proprio hai detto, secondo me hai espresso un concetto molto bello, al di là poi di diventare imprenditori a tutti i costi, no, l'opportunità, avere un'opportunità, questo è secondo me bellissimo. Per dare un po' di numeri, se non sbaglio, 12 le classi coinvolte, più o meno, 200, più o meno insomma, 250 studenti, e gli istituti sono quelli appunto superiori, Corni, Selmi, Cattaneo dell'Edda, dico bene, quindi insomma davvero largo raggio, insomma davvero una possibilità. Ecco, l'utilizzo quindi mi sembra di capire quello che è stato del gioco proprio per in qualche modo come strumento educativo, insomma questo era un po' uno dei progetti insomma all'interno del progetto stesso. Esatto, l'idea è quella di mettere in gioco i ragazzi, non soltanto come idea ma concretamente, quindi attraverso una serie di sfide fatte tramite il gioco da tavolo, il gioco di ruolo e le simulazioni. I ragazzi hanno potuto, attraverso tre diversi percorsi pensati per le classi terze, quarte e quinte, mettersi in gioco e attivando un approccio imprenditoriale. Nel secondo percorso invece si è lavorato sull'errore, sul fallimento, e nel terzo invece sull'orientamento in uscita. Quindi si è cercato, attraverso una serie di simulazioni e di attività di gioco, di far emergere talenti e potenzialità. Ecco, Francesco, appunto come Demo Center, quindi in qualche modo insomma rappresenti proprio quelle che sono le aziende, insomma la ricerca, no? All'interno proprio, certo, delle imprese, l'innovazione all'interno proprio dell'impresa. Ecco, come hai trovato appunto nella tua collaborazione all'interno di questo progetto, insomma questi giovani erano curiosi? Sono estremamente curiosi e propositivi.
certo, vivono, diciamo, un'epoca che è piena di stimoli, quindi dai social network agli smartphone, stimoli che vengono anche dalla televisione, però li ho visti veramente desiderosi di provare a mettersi in gioco, e secondo me questo è l'aspetto più rilevante su cui dobbiamo anche fare molta leva, perché da questo loro desiderio, da questa loro volontà possono nascere effettivamente delle idee interessanti, anche se nascono in contesti particolari, come è un percorso scolastico di alternanza scuola-lavoro. Certo, quindi un percorso effettivamente, ecco, hai fatto bene appunto a ricordarlo, comunque scolastico, ecco, dove proprio però insomma davvero ci si mette in gioco attraverso proprio il gioco, volutamente, questo gioco di parole. Sì. E mi piace molto anche il fatto, poi parleremo di questo, della scuola di fallimento, perché io so che appunto faceva parte anche degli appuntamenti previsti per Play, certo, appunto questo evento, questa fiera stupenda, insomma, altro sempre molto attesa, è parentesi che devo sì, fare, insomma, perché Play è sempre molto atteso. Parlo da mamma, mio figlio inizia mesi prima a cercare il cartellone in giro appunto per Modena, per Play, esatto. La scuola di fallimento, no? Sì. Ecco, quanto è importante appunto sapere, questo proprio lo faccio un pochino a tutti quanti voi, sapere anche accettare insomma un insuccesso, un fallimento, un insuccesso insomma, diciamo. Allora, la scuola nasce appunto con questo obiettivo, perché da una serie di ricerche che avevo fatto anche personalmente e per esperienza personale, mi ero proprio resa conto della difficoltà degli italiani in generale e di qualsiasi età di rimettersi in discussione dopo aver commesso un errore o un fallimento, sia nella vita privata che nella vita professionale o in ambito scolastico. Un brutto voto per qualcuno può significare un segno indelebile nel tempo, quando chiedo, vi ricordate, a dei cinquantenni, vi ricordate quando avete preso un brutto voto? E tutti si ricordano la matematica, oppure il brutto voto, il 5 in italiano, eccetera. Quindi per me è importante soprattutto lavorare con i ragazzi per far capire che l'errore può essere un'opportunità di crescita personale e professionale, non deve essere visto come un marchio, tu non sei il tuo voto, tu non sei il tuo fallimento, certo. Tu hai semplicemente sperimentato, hai fallito, ma hai la possibilità di rimetterti in gioco anche meglio di prima, perché anche la storia di grandi campioni sportivi piuttosto che imprenditori di successo mette in evidenza proprio questo, il fatto che in realtà si diventa più forti dopo un fallimento se si riesce a guardare l'errore da una prospettiva completamente diversa, certo. Ed è quello che insegniamo ai ragazzi attraverso il gioco. Sì, questo è molto importante, secondo me. È molto importante, ma è una cosa che normalmente, ci terrei a dirlo, si fa a scuola, nel senso che per fortuna si sa che si impara per errori, il metodo scientifico è questo, si impara per prove ed errori, e gli errori sono fondamentali. Ora, forse da parte nostra di famiglie, intendo genitori, parenti, chi ha a cuore soprattutto i bambini più piccoli che vanno a scuola, ecco, forse, senza fare della sociologia spicciola, ma forse tendiamo un po' troppo a preservare i nostri cari piccoli dagli errori, per un senso insomma di protezione, che è sano ed è normalissimo, dimenticando però che gli errori sono davvero importanti per un'acquisizione di conoscenza, anche oltre a quello importantissimo che diceva Francesca del poi successo personale da grandi, e di imparare a riemergere da un fallimento e da un errore grande, ma gli errori anche piccoli nella conoscenza sono davvero quello che ci permettono di migliorare. E allora il fatto di lasciare che i bambini facciano i compiti da soli e sbaglino è importantissimo, perché poi in questo modo capiscono dal loro errore come devono fare a risolverlo, anche errori davvero molto piccoli, perché non succede niente. Il mio prof di greco diceva: un 4 nella vita, in una versione, bisogna prenderlo. Assolutamente sì. E anche in matematica o in scienze, in qualsiasi altra materia. Questo è importante davvero, insomma, davvero, perché ne va, secondo me, anche poi della serenità di loro, sì, un domani, adulti, uomini e donne, perché insomma vediamo che poi, senza voler allargare il discorso ad alto, però insomma spesso appunto anche il problema della frustrazione, non sapere accettare anche magari appunto un pensiero differente, un no delle volte, insomma, quindi davvero si può ampliare davvero, davvero a tanto. Fra l'altro, ecco, insomma, questo progetto è strutturato mediante anche visite ad aziende, quindi insomma davvero entrate in scena, insomma, più che mai voi, no? Dico bene. Sì, no, la nostra idea è proprio quella di ispirarli in una prima fase
attraverso delle testimonianze di startup e delle visite aziendali. Le visite sono fatte presso le imprese dell'Associazione delle Imprese Modenesi per la Responsabilità Sociale, che si sono rese disponibili, insomma, e che mettono a disposizione anche il loro personale. E dall'altro delle testimonianze di startup che sono in parte all'inizio della loro vita, quindi piene di difficoltà ma anche piene di entusiasmo, e in parte invece sono startup che ce l'hanno già fatta, quindi che hanno già una struttura aziendale. Quello che noi abbiamo voluto mettere in campo sono le nostre competenze come fondazione nell'ambito proprio dello sviluppo dell'imprenditorialità a Modena, che è uno dei nostri assi di sviluppo, e dall'altro la rete di conoscenze che noi abbiamo con le imprese. Insomma, noi supportiamo molte imprese nel realizzare progetti di ricerca e sviluppo mettendoli in contatto con l'università. E una delle cose per noi importantissime è proprio il tema del fallimento. Cioè, come diceva l'assessore Guadagnini, come diceva anche Francesca, il fallimento non è solo un'esperienza di vita, ma è anche un'esperienza di impresa. In Italia siamo poco abituati a concepirla come un elemento positivo nello sviluppo di un'impresa. In realtà nello sviluppo delle imprese high-tech è un'esperienza che purtroppo, ahimè, devono o possono vivere in molti, perché soltanto pochi ce la fanno effettivamente a diventare startup di successo. Questo significa che molte incontrano liquidazioni, fallimenti, blocchi della loro attività, ma non deve essere vista questo tipo di esperienza come un'esperienza negativa, anzi noi la vediamo come un'esperienza positiva e cerchiamo di rilanciarla nel momento in cui vivono un momento non particolarmente positivo. Certo, questo è importante, anche questo fa parte proprio di questo progetto IEF. Parleremo poi anche appunto di questo, del soft skills, dico bene, perché anche questo è stato sperimentato, provato, proprio insomma davvero per esercitare le soft skills. Poi mi spiegherete esattamente cosa sono, però siccome hai fatto riferimento ed è molto importante proprio alle associazioni, quindi alle aziende legate proprio alla responsabilità sociale, guardiamo allora adesso questa clip realizzata, un'intervista realizzata dalla collega Rossana Caprari a Claudio Tosi, proprio in rappresentanza delle associazioni di aziende responsabilità sociale di impresa. Guardiamo insieme. Noi come associazione siamo stati coinvolti dal Comune di Modena all'interno di questo bellissimo progetto che si chiama IEP e che ci ha visto, diciamo, assieme ad altre realtà molto importanti, Comuni in primis, l'associazione PlayRes, Demo Center, per un progetto molto interessante perché si basa su tre concetti sostanzialmente: alternanza scuola-lavoro, perché questo è un progetto che coinvolge sei classi di diversi istituti scolastici che faranno una quarantina di ore che valgono come alternanza scuola-lavoro. Questa nuova legge è molto importante, che se applicata bene, secondo noi, può anche dare dei buoni frutti. Il secondo pilastro è quella della responsabilità sociale d'impresa, ecco perché ci hanno coinvolto a noi come associazione per la responsabilità sociale d'impresa. Il terzo pilastro è quella del gioco. Come si legano questi tre elementi? Alternanza, responsabilità e gioco, all'interno di un percorso molto articolato che prevede da un lato alcune visite aziendali, quindi noi abbiamo ospitato già sei scolaresche, ogni azienda ne ha ospitata una differente, che in una gita che è durata 4-5 ore, dove abbiamo fatto vedere ai ragazzi come concretamente lavora un'azienda, ma anche come concretamente lavora con uno spirito di responsabilità sociale. Quindi ho fatto vedere anche, diciamo, le cose particolari che fanno le aziende, io ad esempio ho mostrato le auto elettriche oppure gli appartamenti affitti calmierati che diamo ai nostri operai specie extracomunitari, Tetra Pak ha mostrato l'asilo aziendale, insomma tante belle realtà da vedere da parte degli studenti. Secondo pilastro è quello del gioco, i ragazzi sono ingaggiati quotidianamente in alcune sfide proprio di gioco, e si parla sostanzialmente di giochi da tavolo e anche di giochi di ruolo dal vivo. Ecco, la cosa interessante è che questi giochi di ruolo dal vivo sono stati impostati alla luce della responsabilità sociale di impresa. I ragazzi dovranno risolvere delle situazioni piuttosto articolate, in cui però c'è anche la tematica della RSI, e quindi vediamo come si comporteranno, se saranno dei cinici amministratori delegati che licenziano le risorse umane oppure provano delle soluzioni per cercare di salvare tutto il salvabile. E il altro tipo di giochi sono dei veri e propri board game che stanno prendendo molto piede a livello proprio di cultura, direi, mondiale, e stanno entrando anche nel mondo del lavoro. Cioè, si è visto come la dimensione del gioco, che è una dimensione fondamentale per l'uomo, perché l'uomo da quando c'è stato ha sempre giocato, quindi possiamo dire che
sono stati scritti i propri volumi Homo Ludens, quindi l'uomo è giocante sostanzialmente, oggi è entrato anche all'interno del mondo del lavoro dell'azienda, perché si è visto che si possono inserire dinamiche di gioco per migliorare sia la qualità del lavoro ma addirittura anche le prestazioni intellettuali delle persone. Ci sono studi molto interessanti in questo settore e il Comune di Modena è stato quello che ha tenuto insieme, diciamo, tutti questi elementi, quindi alternanza, RSI e gioco, e ha fatto questo bellissimo progetto che, devo dire, giustamente è stato anche premiato a livello nazionale. Allora, io l'avevo detto, senza occhiali non leggo bene, infatti ho voluto fare il fenomeno e a Claudio testi, quindi mi correggo, insomma chiedo scusa, il fallimento a proposito, ecco, bisogna quindi riemergere e continuare. Ammettere l'errore, assolutamente, mettersi anche gli occhiali che insomma alla fine insomma servono insomma sempre. Ecco, torniamo quindi un po', abbiamo accennato anche, oltre appunto a questa importanza, no, di saper riemergere, anche però esercitare le soft skills. Cosa sono? Allora, sono le competenze trasversali, cosiddette trasversali, che si affiancano alle competenze tecniche, quindi sapere tutto di un argomento tecnico va benissimo, però il mercato del lavoro oggi richiede competenze che spesso non vengono allenate nel contesto scolastico, quindi la capacità di risolvere problemi, la capacità di essere strategici, di essere creativi, eccetera. Noi abbiamo trovato un metodo, che è appunto quello del gioco, che permette non soltanto di far emergere queste competenze, ma anche di stressarle in qualche maniera. E attraverso una serie di giochi da tavolo abbiamo in particolare nel percorso IEP 1 allenato la capacità di lavorare in team attraverso Pandemia, che è un gioco da tavolo, con un LARP, ovvero un gioco di ruolo dal vivo. Abbiamo cercato di risolvere situazioni complesse in azienda e quindi permettere ai ragazzi di simulare delle difficoltà reali in un contesto ludico. Abbiamo giocato a giochi che invece hanno stressato la capacità di essere non convenzionali, di trovare soluzioni innovative ai problemi. Quindi il gioco appunto permette in qualche maniera di anche far emergere qualcosa che in genere i ragazzi tengono un po' nascosto e di cui non hanno consapevolezza. E poi abbiamo utilizzato un questionario che abbiamo sviluppato con un docente, Agnio Biliancini, che è il questionario del quoziente strategico, che vuole affiancarsi al quoziente intellettivo per misurare la capacità dei ragazzi di leggere il contesto e di interpretarlo in maniera diversa, insomma. Francesco, fra l'altro, insomma, un po' la vostra valutazione finale, insomma, di questi giovani. Abbiamo capito, quindi, ragazzi giovani curiosi, sanno quindi anche collaborare insieme, no? Perché delle volte può essere quasi più difficile, no? Coordinarsi, piuttosto che, insomma, uno lavora da solo, insomma, nel bene o nel male fa lui o lei, insomma. Invece sanno anche appunto interagire con gli altri. Sì, sanno interagire e se messi sotto stress, tra l'altro, reagiscono anche bene dal mio punto di vista. Sono anche molto recettivi, cioè capiscono abbastanza in fretta veramente anche delle tecnicalità. Parliamo sia delle tecnicalità di cui parlava Francesca, ma anche quelle relative a come comunicare efficacemente un loro progetto. Dal mio punto di vista sono, diciamo così, talvolta forse troppo avanti, nel senso che bisogna un po' rallentarne la loro forza. Se c'è un aspetto, diciamo così, che abbiamo notato, che sul quale lavoreremo anche in futuro, è il tema dell'attenzione, perché effettivamente hanno dei livelli di attenzione che tendono ad essere abbastanza brevi. Però detto questo, noi li abbiamo visti veramente molto propositivi. Anche le idee che sono nate sono delle idee che potrebbero avere effettivamente uno sviluppo anche all'interno delle imprese. In questo senso mi sento solo di dire una cosa, in aggiunta anche a quella che diceva appunto l'assessore Guadagnini. Effettivamente l'obiettivo non è quello di sviluppare a tutti i costi un'impresa, e anzi, chi ha un'idea lo può fare anche semplicemente per divertimento, e io credo che sia un aspetto molto positivo nella propria vita anche divertirsi nello sviluppare nuove idee. Oggi però c'è un secondo elemento che bisogna tenere in considerazione, che è che le idee, anche le idee che possono avere uno sviluppo imprenditoriale, possono nascere in ogni posto. Quindi non necessariamente dentro laboratori di ricerca, non necessariamente dentro una sala meeting di un'impresa, ma nella collaborazione tra diversi attori, anche tra dei giovani ragazzi e le imprese, possono nascere delle idee che possono avere poi uno sviluppo economico e quindi anche un impatto economico. E questo non bisogna escluderlo a priori, noi lo chiamiamo serendipity in gergo, cioè non bisogna aspettarsi nulla, qualcosa può sempre succedere.
Certo, bello insomma tenere aperta davvero questa porta, insomma questa finestra, è davvero su queste potenzialità. Ecco, abbiamo capito comunque l'importanza in generale della creatività, del mettersi in gioco, mi viene da dire però anche un pochino, poi magari ci sarebbe bisogno di una puntata ad hoc, però anche della scuola, insomma la famosa scuola giusta, se ci fosse, però io non so se c'è una scuola giusta, però c'è il libro, c'è un libro molto importante, sì, un libro molto bello, interessante, e che verrà appunto presentato, fra l'altro che è stato presentato ieri, mi perdo un po' quei giorni, appunto, dico bene, ieri, esatto, alle 17:30, la scuola giusta, bellissimo. Sì, in realtà, ringrazio del... sì, abbiamo presentato a proposito dell'importanza delle scuole, dei diversi ordini di scuola. Questa è un libro che si inserisce in realtà all'interno di un dibattito che c'è stato, mi viene da dire negli ultimi 2 anni, in realtà è ciclico, torna questo dibattito, che esula forse, anzi che va dall'altra parte rispetto al lavoro che abbiamo fatto e che stiamo portando avanti insieme con appunto gli istituti tecnici che hanno aderito a questa idea appunto dell'imprenditorialità e del mondo del lavoro immediato, perché questo parla del liceo e in particolare dello spauracchio enorme del liceo classico, e quindi si inserisce all'interno di tutto quel dibattito, ma anche un po' per abbattere, per me questo è importante, quel muro tra saperi utili e saperi inutili, tra umanisti e scienziati, perché in effetti poi la tesi del libro di Federico Condello, che è uscito per Mondadori il mese scorso, parla davvero, affronta anche questo tema, si dicevano prima le soft skills, come si usa dire adesso, cioè la capacità appunto di risolvere problemi, di affrontare situazioni nuove, e in effetti la tesi del libro è alcune attività che sembrano totalmente inutili, come le traduzioni, servono in realtà, sì, esattamente servono a questo. E quindi da una parte e dall'altra nelle scuole, in tutti gli ordini di scuole, a seconda della scelta poi che si va a fare e che si porta avanti per questi 5 anni fondamentali della vita, ci sono diverse modalità per affrontare, appunto, per provare a così sviluppare questo pensiero. La presentazione di ieri infatti riguardava appunto in particolare il liceo classico, proprio appunto anche per sfatare un po' questo mito dell'inutilità o dell'essere chiusi in una torre d'avorio, cosa che insomma non è più così, non è più così da un po'. Naturalmente i diplomati del liceo più che altro spesso fanno ingegneria, magari ingegneria informatica, magari fanno anche altre professioni, come per esempio conduttrici televisive, che si trovano assolutamente aver fatto il greco, e che però torna utile. Anch'io, io vabbè, gioco un po', sono un po' di parte, però allora, mi piace. Guarda, sono all'interno di un video, non sapevo di... No, confermo che adesso vabbè, non interessa a nessuno giustamente quello che ho fatto io, però insomma in difesa del liceo classico, appunto il sottotitolo La scuola giusta, effettivamente il greco serve, sto parlando quasi da mamma, lancio il messaggio, e tutte le scuole sono interessanti, fra l'altro ha detto molto bene appunto l'assessore, insomma c'è anche una grande evoluzione all'interno del liceo, voglio dire, del liceo classico, insomma evoluzioni veramente non solo le nostre, voglio dire che hanno unito il San Carlo con i muratori, ma insomma anche una versione appunto linguistica, comunque certo. Il greco serve. Io tutte le mattine quando faccio le scalette, prima della puntata, un po' di greco mi ritorna utile, no, al di là della battuta. No, al di là della battuta credo che sia veramente molto, mi permetto di dire, da un metodo di studio, quello che insomma nella comunque, vita serve. Quello che poi a noi interessava portare era anche l'attenzione, a cui davvero teniamo moltissimo come amministrazione, ma in realtà appunto anche con i partner che ci aiutano in queste imprese a seconda appunto del livello e delle attività che facciamo, della relazione tra le scuole, tra i partner appunto che vivono il territorio. Ogni tanto qualche appunto professore, ieri appunto abbiamo avuto la fortuna di avere Dionigi a intervenire, già rettore appunto dell'Alma Mater di Bologna, le associazioni come Playres, insomma una, perché davvero la città, la nostra, ma come tante altre città, però devo dire la nostra in particolare, ha una ricchezza davvero di scuole, di attività che vengono fatte, questi giovani davvero meravigliosi, gli insegnanti e tutti, insomma, tutto il personale che ci lavora, che va tenuto sempre davvero vivo e vivace. Grazie, grazie, perché è davvero importante quello che insomma ha sottolineato.
questa somma forza poi alla fine della cultura, cultura e gioco insieme, insomma, no? Che alla fine vengono poi declinate in, mi viene da dire, anche un po' in creatività, insomma, insieme si riesce ad avere anche davvero questo. Allora, complimenti per questo progetto, per il progetto IEP. Tutte le informazioni, tra l'altro, si possono ritrovare proprio, secondo me, digitando soltanto IEP, no? Dico bene, esatto. Comune appunto di Modena. Volentieri, sì. Volevo anch'io ringraziare tutti gli attori, perché è attraverso queste sinergie che si riescono a sperimentare progetti altamente innovativi. Quando io porto in giro questi progetti mi dicono: ma che meraviglia, Modena è una città avantissima. E quindi ringrazio il comune, l'assessore, le aziende, Demo Center per aver costruito insieme questo progetto. Ringrazio anche due miei soci che sono le colonne portanti anche di questo progetto, certo. Giorgio Gandolfi e Andrea Ligabue. Grazie, io invece ringrazio voi per l'idea, il progetto, per le aziende, appunto le imprese che insomma danno, diciamo, in qualche modo speranza appunto davvero ai giovani. Quanto mai ce n'è bisogno di questa speranza, più che mai in questi giorni, insomma, sempre pensando al futuro. Grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie.